Stanno per arrivare i giorni della merla, tradizionalmente considerati i giorni più freddi dell'anno. Vediamo come proteggerci attraverso l'alimentazione. Sono Vanessa, consulente nutrizionale e naturopata, e mi occupo di educazione alimentare. La mia filosofia è mangiare bene per vivere meglio. Gli ultimi 3 giorni di gennaio sono definiti i giorni della merla perché, secondo la tradizione, sono i giorni più freddi. La leggenda vuole che una merla decise di sbeffeggiare gennaio, mettendosi a cantare il 28 del mese, pensando di essere sfuggita al suo freddo. Per vendicarsi, gennaio scatenò 3 giorni di bufere di neve, vento e gelo, costringendo la merla a nascondersi in un camino e causandole anche un cambio di colore del piumaggio. Quindi, per proteggere il colore del nostro piumaggio, quali sono i cibi adatti al freddo anche per prevenire fastidiosi malanni stagionali? Zuppe, minestre o vellutate aiutano il corpo a tenersi caldo, ben nutrito e idratato. Facili da digerire, si possono consumare tranquillamente anche la sera. Ovviamente, la digeribilità è strettamente legata agli ingredienti usati. Cereali integrali, legumi e verdure sono l'ideale. Frutta e verdura di stagione, zucca, radicchio, carote, kiwi, agrumi, crucifere, ricche di sali minerali e vitamine fondamentali per il loro potere antiossidante e antinfiammatorio. Anche aglio e cipolla sono importanti alleati contro l'influenza, soprattutto se consumati crudi, grazie alle loro proprietà antimicrobiche ed antibatteriche. I legumi, fagioli, lenticchie, piselli e ceci, corroboranti e ricchi di ferro, importanti perché una loro carenza fa sentire di più il freddo. Insieme ai cereali sono ancora più gustosi, nutrienti e sazianti. Carne, pesce e parmigiano. Le fonti proteiche sono importanti con il freddo perché il consumo di proteine attiva la termogenesi, ossia la produzione di calore. Meglio le carni bianche e il pesce azzurro, preparati al forno. Il parmigiano, ottimo come snack di metà pomeriggio, ma anche abbinato alle zuppe, alle minestre o nelle insalate. Tè o tisane, riscaldano, rilassano e sono depurative, ideali nel pomeriggio o prima di andare a letto per scaldarsi e soprattutto non smangiucchiare. E se ancora hai freddo, un bel pintone di Barbera. Ma no, no! Attenzione perché l'alcol all'inizio sembra che scaldi perché ha un'azione vasodilatatrice, ma dopo qualche minuto esercita l'azione opposta, abbassando la temperatura corporea. Quindi, un bicchiere di vino o una birra artigianale ogni tanto a cena vanno bene. 3 grappini dopo il caffè? No! Vi aspetto sui miei social per altri video e consigli, tutti i link nella descrizione. Buon appetito a tutti, ciao!